Poi anche Goldie Sayers e Mercedes Chia. Anche Zara potrebbe dire la sua, ebbene. 800 metri all'ora, mentre il salto in lungo sta vivendo il suo terzo turno, ha saltato 7.36 Formichetti, che è scivolato indietro al decimo posto. Tre punti attualmente ci sono, anzi definitivamente ci sono, perché solo i primi quattro faranno il salto di finale. Sono ben 12 gli atleti, situazione difficile, un po' anomala, al massimo 8. Vedete qualche spentone, ne fa le spese Kuzma, che è andata all'interno ed è rientrata e bisogna saper reggere. Ha perso 4-5 posizioni proprio in questo tratto. Scappa via intanto la bielorussa Marina Arzamassava, ragazza giovane di 23 anni che è nettissimamente migliorata nell'ultimo periodo. Gara difficile da interpretare perché Jennifer Meadows, Sornione e Marpiona si è sistemata lì, poi c'è la tedesca Jana Hartmann, poi c'è la russa Maria Savinova, Lobanova, Savinova, Masna, Meadows, anche Kuzma oserei dire, ma Elisa è molto indietro, un passaggio quasi folle a 57-8 per una gara solitamente tattica. Adesso qualcuno rimonterà, si spera lo faccia la modenese che va a scavalcare Sandra Teixeira. Qualcuna si è persa per strada e questa qualcuna è proprio Elisa Kuzma, che adesso comincia la sua rimonta. Sono in 6 là davanti, la tedesca Jana Hartmann perde qualche colpo, la polacca Angelika Cichocka, ecco qui Elisa Kuzma, tardiva la sua reazione, dice o di una distrazione tattica o quantomeno di un timore di essere proprio indietro di condizione, mentre là davanti Russia e Bielorussia per la prima piazza, qualche posto potrà conquistarlo ancora la modenese. Jennifer Meadows intanto è andata a scavalcare Arzamassava, Marina Arzamassava conquista un'altra posizione, Elisa Kuzma che adesso andrà a prendere Jana Hartmann, e intanto Maria Savinova scappa via. Hartmann si mette in corsia di sorpasso per Kuzma e Kuzma cerca la strada interna. Maria Savinova, un grande risultato tecnico, 1.58.76, 2.34.5, è poco sopra i 2.1 l'atleta italiana. Elisa Kuzma, una gara sui generis se si vuole, intanto colpo di scena al terzo turno nella grande gara di salto in lungo, una gara sui generis perché solitamente stanno a guardarsi, stavolta è rimasta a guardare un po' come le stelle di Cronin solo Elisa Kuzma. Vediamo il momento, il contatto, mentre all'esterno va via Arzamassava, il contatto con finisce anche all'interno l'atleta azzurra, il contatto con Lilia Lobanova e poi ha dovuto ricominciare da capo. Non sembrava esserci la necessità di quella lasciarsi indietro e ricominciare. È comunque un buon